Beh, comincia il girone di ritorno e speriamo di... Intanto domani ci attende una partita durissima, lo sappiamo. Ritroviamo un Inter come avevamo trovato il Bari, chiaramente con altri obiettivi, l'Inter con altro spessore, carica, perché sta facendo bene da quando ha cambiato l'allenatore, ha sempre vinto. Quindi li troviamo motivati al massimo delle loro attuali possibilità e quindi noi dobbiamo essere veramente, veramente concentrati e fare il meglio di noi stessi, insomma dare tutto. Sento un po' l'umore del gruppo, non ne abbiamo neanche parlato perché tanto si sapeva, insomma non è... Il lato sinistro ce lo siamo goduti per poco, per pochi giorni. Ma importante per noi è, bisogna ribadire, l'obiettivo nostro è la salvezza, quindi sapevamo che anche con i punti di penalizzazione la fatica è doppia, non è semplice, però grazie a Dio insomma siamo riusciti anche a accumulare un bel po' di punti che comunque alla fine diventeranno, spero, determinanti. E ci sono tutti, esclusi Moras, Meggiorini e Morleo, tutti gli altri sono a disposizione. Insomma. Ne porto via solo 20, anche perché preferisco che tanti invece di venire via rimangano qua a lavorare, perché poi dopo martedì c'è la Coppa Italia, quindi ci sarà spazio anche per tanti altri ragazzi, è meglio che stiano qua a lavorare. No, ci ha fatto una panoramica generale, insomma lui di... E ha dato anche segno di attaccamento, che lui è sempre stato tifoso del Bologna, attaccamento, però senza particolari follie, ecco. Credo che il messaggio che ci ha trasmesso è che prima deve dare, sistemare la società, ecco. Dopodiché, non lo so, a noi ha trasmesso questo messaggio. E anche lui in linea con noi, pur se subentrato adesso, ha detto che l'obiettivo nostro è la salvezza, quindi in base all'obiettivo sicuramente poi ognuno fa certi investimenti, però per quanto riguarda il futuro eccetera dovete chiedere a lui, io non so queste cose qua, cosa c'è nella sua testa, ecco. Adesso c'è anche nella sua testa, c'è che dobbiamo salvarci tutti insieme, è contento e che dobbiamo continuare così, ci ha detto. No, io preferirei giocare in casa con l'Inter con 7-8 giocatori in meno. Sinceramente, però è così, insomma, bisogna andare a affrontarla e bisogna cercare di far punti. Quella è l'unica cosa, in qualche maniera bisogna cercare di far punti. Poi non so io. Poi l'altra cosa che anche non va bene dire è che comunque basta fare la prestazione. Noi andiamo là per cercare di fare, non so come, ma punti, ecco. Leonardo. Leonardo credo che è uno di quegli allenatori, io li chiamo predestinati, che non hanno fatto gavetta e che hanno avuto subito la possibilità di approdare subito a grandi squadre, soprattutto per quello che ha dato modo di essere l'uomo. Lo ritengo una persona, anch'io la ritengo, non lo conosco personalmente, ma tutti ne parlano bene, e se tutti ne parlano bene ci sarà un motivo, insomma, persona preparata, quindi se sia il Milan sia l'Inter hanno deciso di affidarsi a lui, vuol dire che durante la carriera di giocatore e poi da dirigente del Milan ha dato prova di essere maturo per questo salto.